una delle nostre migliori studiose di letteratura comparata, shakespeariologa celebre, e il tema questa volta è amore e follia nel sogno. Abbiamo finora trattato soprattutto di Ariosto e il rapporto con Cervantes, l'hanno un po' fatta da Leoni questi due scrittori, e questa qui che è l'ultima delle nostre giornate, ma pensiamo già a un tema per l'anno prossimo. Quindi, bellissima l'Università di Siena, se qualcuno di voi, la magistrale o poi il dottorato, vorrà tentarlo qua, saremo ben lieti di ritrovarvi, intanto una prima occasione. Bene, grazie a voi. Grazie Nadia. Corrado. Allora, l'idea era di parlarvi, di parlare insieme con i ragazzi miei con cui abbiamo fatto quest'anno proprio le commedie romantiche shakespeariane, del sogno di Notte di mezz'estate. Vediamo se sono molto preoccupata perché volevo usare PowerPoint, ma non so se ci riuscirò. Aspettate. Allora, questo volevo mettervi subito un'immagine. Vediamo, vedete? Questa è una famosissima immagine di Fuseli, poi lo vedremo mentre parlo, intanto guarda, godetevela. Tra l'altro questo è sul rapporto tra il sogno e Fuseli scrive un saggio bellissimo, il fondatore della scuola, il maestro da cui derivo, nel senso che Prats è il maestro di miei maestri, cioè Melchiori e Lombardo, e lui scrive nel Patto col Serpente delle pagine meravigliose proprio su questo su questa immagine di cui poi parleremo più avanti. Allora, il sogno di una notte di mezz'estate è il primo capolavoro comico di Shakespeare. Per stile e per struttura è un dramma giovane. La poesia è lirica, piuttosto elaborata, anche al di là delle necessità drammatiche della situazione. Lo stile è formale, abbondano l'asticotimia, i versi senza enjambement, le ripetizioni sintattiche. L'intreccio coltiva con particolare simmetria, con particolare rigore la simmetria. Quanto allo spirito comico, mescola la farsa della commedia degli errori e della bisbetica domata con il tono romantico dei due gentiluomini di Verona. Si intona perfettamente con Pene d'amore perdute. Entrambi le commedie derivano da Lili, temi, personaggi, intreccio. Ma si sente anche l'influenza di Robert Greene o di George Peele, cioè drammaturghi più popolari, diciamo. Insomma, il sogno è una perfetta sintesi della moda comica dominante dell'epoca. È non solo, ripeto, il primo grande, vero capolavoro comico di Shakespeare, ma senz'altro la più magica delle sue commedie. Un testo la cui bellezza, oggi sono un po' in vena di superlativi, la cui sublime bellezza dipende anche dalla varietà dei fili che in essa, davvero maestro tessitore alla pari di Bottom, Shakespeare intreccia creando una trama e un ordito tra i più tesi e i più leggeri insieme, i più aerei. Da Chaucer a Spenser a Lilly, da Ovidio a Apuleio a Reginald Scott, Shakespeare scioglie poesia, mitologia e folklore in una miscela che è perfetta. Fonde senza timore di anacronismi, che ci sono, ma sono discreti e non disturbano, le fonti classiche e quelle medievali con quelle contemporanee, i modi del teatro popolare
con le figure della tradizione letteraria alta, apprestando combinazioni di ingredienti prelibati per i palati più raffinati, senza tuttavia negare il piacere della risata scostumata. E se dà alla commedia un gusto classico, in armonia con il setting ateniese, l'aggettivo classico è declinato alla maniera elisabettiana, ovvero il passato non è per Shakespeare e per i suoi contemporanei un museo di figure ricostituite una per una secondo una correttezza, secondo proprietà, no? In accordo con le regole del restauro archeologico o d'archivio. Il passato è piuttosto materia di una tradizione vivente. Il tempo stesso è un continuo presente che con il passato si mescola contaminandolo di altri sapori, forse addirittura adulterandolo, spostandovi sensi e propositi diversi. No? Di qui appunto l'anacronismo, forse dovremmo dire il sincronismo, no? Questa sincronia, no? Per cui il passato si rinnova quasi fosse il passato ogni volta una fonte fresca a cui attingere e insieme da modificare, addirittura a stravolgere, senza pensiero di oltraggio. Il modo in cui Shakespeare tratta il tempo come categoria teatrale, ma anche il tempo inteso come tradizione e la lingua intesa anche come passato, meriterebbe una riflessione a parte. Qui e ora faccio soltanto notare che sono così tanti i rimandi alla tradizione e al passato attivi e dinamici in questo testo che il termine stesso di fonte va ripensato. A volte ci troviamo di fronte a citazioni volute, citazioni che sono addirittura riprese dalle sue proprie opere, no? Involontari ricordi della lingua che affiorano quasi fossero echi meccanici. Sempre e comunque assistiamo al modo infinitamente creativo in cui la mente di Shakespeare, poeta, e uso poeta proprio nel senso tecnico di fattore, no, diciamo così, funziona e ci troviamo testimoni stupefatti della sua immensa capacità di rielaborare ogni elemento in modo nuovo. È proprio da questa capacità vitale che nasce la potenza seduttiva di una lingua drammatica che coinvolge il pubblico colto e quello ignorante, il giovine signore e l'apprendista. Faccio un esempio. Il gentiluomo colto coglierà in Bottom, che è uno dei protagonisti, no, della commedia, trasformato in asino, la vicenda di Lucio e gli tornerà senz'altro alla mente l'asino d'oro di Apuleio. Tra l'altro pare addirittura che Shakespeare, che aveva a disposizione una traduzione dell'asino d'oro di Aldington del 1566, più volte ripubblicata, l'ultima volta è nel 96 e ci serve anche a datare la commedia, ma in realtà da certe cose che poi vi indicherò, pare che lui l'abbia letta direttamente in latino, perché sapeva abbastanza il latino per leggerlo. Appunto, quindi all'uomo colto, allo spettatore colto, quel personaggio farà, no, gli farà rimemorare appunto l'asino d'oro. Ma il giovane campagnolo appena inurbato, appena arrivato a Londra, godrà senz'altro delle innumerevoli allusioni al folklore. No? Chi non è mai stato a teatro ma ha danzato nelle feste pagane riconoscerà il rapporto di somiglianza di Bottom con quelle figure con testa di animale che apparivano nei rituali di celebrazione a metà pagani che ancora si tenevano nell'isola di Elisabetta durante il mese di maggio o in piena estate. Il cittadino appassionato di teatro capterà nella commedia l'eco o addirittura la parodia di altre commedie, o dei masks o dei pageants, no? E gli torneranno in mente appunto i nomi di Lily, di Green.
A tratti lo spettatore colto riconoscerà nella declamazione l'eco dello stile retorico di Kidd, a tratti la parodia di un teatro di derivazione senechiana, ormai passato di moda. Nell'insieme, la miscela di avventure amorose romantiche, di sentimentalismo patetico, di fantasie erotiche capziose, di burla sapide, di inganni fiabeschi di cui è fatto il sogno, sollecita il gusto del pubblico ed è un impasto che, del resto, che è particolarmente intonato al genio shakespeariano, che nel seguito della propria carriera ne farà più volte uso con successo. Ora, tra i vari fili che tessono la trama, quello che stringe le coppie degli amanti ateniesi, i quattro giovani, Lisandro e Demetrio, Ermia e Elena, non ha una fonte particolare, ma ricorre in molti innumerevoli storie, racconti e commedie dell'epoca. Shakespeare lo arricchisce e lo complica mescolando il nocciolo dell'equivoco d'amore, no? Con altri intrecci che rimandano alle sue letture, diciamo così, colte, oppure con motivi che poggiano sulla sua propria memoria di favole popolari. Abbiamo così Titania, la quale viene dal mondo classico e precisamente da Ovidio, forse diciamo lo scrittore che lui più ama, ma anche e soprattutto dai pageants in cui si intonava l'apologia della regina Elisabetta, contornata dal fiabesco mondo di creature che rimandano appunto al folklore, assorbito, come dicevo, da Shakespeare fin dall'infanzia nel suo mondo provinciale. D'altra parte, se Puck, che è un altro dei personaggi fondamentali, appartiene al folklore, le fate, i coboldi, gli gnomi, sono anche patrimonio di corte, se non altro perché piacevano molto a Elisabetta e comparivano negli spettacoli elaborati con cui la si accoglieva nelle case nobili e nei paesi che attraversava durante i suoi viaggi trionfali per le province del regno. Per la leggenda di Teseo, Shakespeare ha portata di mano The Knight's Tale e The Legend of Good Women di Chaucer, oltre alle Vite di Plutarco, che legge nella traduzione di North. Ma di Teseo del resto parla anche Ovidio, nelle sue Metamorfosi, ripeto, il libro più amato in assoluto da Shakespeare. Il nome di Oberon, ad esempio, lo trova in una chanson de geste intitolata Owain de Bordeaux, che Lord Berners traduce nel 1540 e che viene ripresa proprio nel 1593 a Londra in uno spettacolo, in una rappresentazione teatrale, lo sappiamo dal diario di questo Philip Henslowe, che è un impresario teatrale che tiene appunto un diario che è fondamentale per la datazione di tutte le opere. Shakespeare è a Londra alla fine degli anni Ottanta del Cinquecento. Oberon compare anche in The Faerie Queen di Spencer. Per il nome Titania, come dicevo, ritornano in gioco le Metamorfosi, dove l'epiteto è rivolto a Diana e a Circe, entrambi discendenti dai Titani. Dettaglio interessante, dicevo prima all'inizio, che nella traduzione di Arthur Golding questo epiteto non compare, prova appunto che Shakespeare knew his Latin, no? Come dirà Johnson. Ogni storia, ogni personaggio, però, insisto, rinasce nella vitalità dello sposalizio felice, addirittura comico, di tradizioni diverse, di cui la commedia celebra per l'appunto l'unione. Anche in questo senso il sogno omaggia l'idea di matrimonio, che della commedia è la felice conclusione,
oltre che esserne, secondo alcune ipotesi, l'occasione. Si sarebbe così celebrato il matrimonio di Sir Thomas Berkeley con Elizabeth Carey nel 1596, nel febbraio. Elizabeth Carey è una delle madrine di Elisabetta Regina. E per tornare a noi, non è certo un caso se oggi, se tuttora, la sposa, avrete notato, no, arriva allo sposo nei matrimoni eleganti sulle note della marcia nuziale che Mendelssohn compose a metà dell'Ottocento appunto per musicare il sogno. Nella commedia, in effetti, ben tre coppie celebrano la triplice sottomissione alla legge di Atene, dopo che la triplice dea, così è chiamata la luna, ha illuminato almeno due delle coppie nelle loro peregrinazioni notturne nel bosco Fatate. Ma il rito nuziale è non solo santificato dalla legge, ma benedetto da potenze naturali, magiche, legate alle feste di maggio, evocate nel titolo, già nel titolo, che allude per l'appunto alla notte che segna il solstizio estivo. In origine, un omaggio pagano al sole giunto al suo zenith, tale notte ai tempi di Shakespeare si celebrava tra il 23 e il 24 giugno. Era una notte di sfrenata baldoria, di un erotismo naturale pervaso di sottotoni magici. I giovani, i maschi e le femmine in età erotica, quella notte andavano nei boschi, accendevano fuochi, danzavano al chiaro di luna, che al chiaro di una luna che bagnava appunto di luce bianca, erano un po' le notti bianche di allora, alberi e amanti, infuocandoli come fosse il soleone. Chi quella notte si incontrava nel bosco, si diceva, non si sarebbe più lasciato, come se il destino svelasse quella notte trame altrimenti nascoste. Era la notte giusta per raccogliere erbe dai poteri soprannaturali, capaci di risvegliare l'amore. Era, insomma, la notte in cui si assecondava, mimandolo, il potere erotico della natura, assecondando l'intuizione di profonde complicità tra la vitalità della creatura umana e la potenza della stagione. La notte appunto in cui si scoppiava la Midsummer Madness, una specie di follia da soleone, e apparivano i fuochi fatui, fiammelle che ingannavano gli viandanti, facendo loro perdere la strada. Per seguire quelle fiammelle ingannevoli, i viandanti si smarrivano, perdevano appunto la strada e il lume della ragione. È proprio qui, allora, alla follia che volevo arrivare. In un'atmosfera di folklore e di superstizione, il titolo colloca il sogno proprio qui, in quella notte di mezzo del calor bianco dell'estate, notte di follia, notte in cui trionfano gli impulsi naturali disinibiti. Questo clima va avvertito subito nel titolo. E v'è insieme nel titolo un'altra sfumatura interessante, cioè l'invito a prendere le cose che in questa notte, appunto di mezza estate, e in questa commedia accadono come un sogno. Un sogno, appunto, nel bel mezzo dell'estate, in questa notte in cui follia, amore e poesia si fondono. Ora, sogno aveva per gli elisabettiani più o meno il senso sospeso che oggi ha per noi, con una differenza: che gli elisabettiani non prestavano attenzione all'inconscio e l'interpretazione della sfera onirica era piuttosto dell'ordine della superstizione. Semmai più forte risuonava per loro nella parola sogno la sfumatura di illusione, ombra, visione legata non tanto all'organo della vista materiale, ma all'interiorità della mente. Di fatto, nella commedia, il senso della parola sogno varia. E se all'inizio una delle giovani innamorate, vediamo se lo so fare adesso, ecco,
credo che sia questo. Oh no! Ecco. E se all'inizio una delle giovani innamorate, Ermia, avvicina la parola sogno al sentimento d'amore, appunto fanno parte dell'amore, dice Ermia, vedete, i sogni, i sospiri, thoughts, dreams, sighs, wishes and tears, quindi i sogni, i sospiri, i desideri e le lacrime, corredo inevitabile appunto della pua fancy, Elena più avanti.
meraviglioso nulla, ha unità di luogo e parola. È quello che sta facendo Shakespeare, no? Il quale è alla magia del teatro a cui chiaramente allude. Sì, è vero, è proprio dell'uomo immaginare, cioè generare immagini, trasformare, no? Ciò che sente in parola. È proprio dell'uomo rappresentare e giocare. Insomma, to play, play, che vuol dire entrambe le cose, no? E in quella attività del gioco, appunto, c'è il teatro della mente. Appunto, play, è proprio dell'uomo vivere nell'unità di luogo e di tempo e di azione della parola, che è anche la parola, una distanza dalla realtà, una replica e una distanza, un'ombra, potremmo dire, a shadow, a dream, a vision. Ora, in accordo con quanto accade nella commedia, proprio così, cioè dreaming, playing, la realtà si trasforma, si modifica alla lettera. Chi nella commedia sogna si trasforma. Il dramma della metamorfosi è che we see things, vediamo e stravediamo forme che cambiano. Siamo avvolti da figure che cambiano, mutano in altre ancora. Il Dio è una specie di mago, capace per il gusto di ingannarci, di comparirci dinanzi ora in una forma, ora in un'altra, cambiando il suo aspetto in una folla di figure differenti, oppure allo scopo di ingannarci, si dice nella Repubblica di Platone. Basta sostituire al termine Dio il termine realtà e capiamo che di questo si tratta nel sogno. Si tratta cioè di arrivare a comprendere che vivere è entrare nella selva oscura o nel bosco intorno ad Atene. Il mondo boschivo al chiaro di luna del secondo e terzo atto è il cuore della commedia e introduce a uno smarrimento dalla retta via, trasporta in un labirinto di intrighi e di imbrogli e di sbrogli, si va alla lettera nella selva oscura dove lo smarrimento si impone grazie a complicazioni legate al filtro magico, al succo magico di una pianta che Oberon, il re delle fate, delle fairies, dei fairies conosce. Si tratta di una magia naturale legata a un piccolo fiore, il cui succo conduce appunto ad una, versato negli occhi, conduce a una metamorfosi e ad essere infettato è l'organo della vista che viene trasformato, no? Quindi, ma non si va, non solo si va nella foresta, in the wood, ma è un gioco di parole che fa Shakespeare, ma si diventa a wood within the wood, come avverte Demetrio. Vedete? Che è un modo di dire a wood within this wood, che è per dire che si diventa pazzi. Fools, appunto. E viene subito, no? Questa meravigliosa commento di Puck che dice what fools these mortals be, ma quanto sono sciocchi, insensati, questi mortali, no? Ma fools è anche, c'è anche una sfumatura positiva, no? Fools, no? Si lasciano prendere da qualcosa che, e comunque attraverso questa esperienza possono arrivare a toccare qualcosa che non conoscono, no? E Puck, che appartiene al mondo fairy, appunto giudica dall'alto di quel mondo gli umani. Se noi umani siamo fools è perché erriamo,
perché smarriamo la diritta via. È difficile la via della conoscenza, in specie della conoscenza di sé, spesso avvolta in una dimensione onirica e comunque in ombra spesso. È proprio Bottom, il bifolco, alla fine, a volgere il significato di sogno in quello forte, no? Di una conoscenza che è visione e addirittura profezia ed è esperienza. Perché la verità è che il sogno di Bottom, il sogno che fa Bottom nella commedia, rompe le categorie che separano il reale dall'irreale. Bottom viene a un certo punto preso, no, dalla regina delle fate, dei fairies, e amato da lei, no? Quell'immagine che vi ho fatto vedere prima, no? Ma cioè, la dimensione è di sogno, ma in verità le carezze amorose di Titania Bottom le ha ricevute. Poi si sveglia, ma tra quelle carezze lui si è addormentato, prima era sveglio, quindi ha dormito, ha sognato, ma è stata anche un'esperienza la sua. Lui ha conosciuto, in senso propriamente iniziatico, le carezze della dea e, come tutti i veri iniziati, non ne può parlare. È muto, no, il rapporto al divino. Se Orfeo insegna che l'amore è privo di occhi, Bottom, no, testimonia per Titania che l'amore attiva una visione superiore. L'amore trasporta, muta, tramuta, trasforma, e nella mutazione delle forme si attiva un'energia creativa che ha una potenza anche sovversiva o comunque paradossale. Che la visione più rara, così la definisce Bottom, sia affidata a una testa d'asino è un paradosso che viene da Erasmo. Un altro paradosso vertiginoso è che proprio chi si identifica nel nome di Bottom con la parte che in ogni creatura e oggetto è quella su cui ci si siede, e cioè il fondo, le posteriora, il sedere, il deretano, si proprio chi porta quel nome sia il tramite dell'elevazione verso realtà le più profonde, le più alte, che chiaramente è un gioco, no, paradossale. Faccio notare anche che Bottom viene già usato in epoca elisabettiana nel senso di sedere, anche se accreditato più tardi nel dizionario. Vale anche la pena riflettere, siamo in una commedia piena di lazzi, frizzi, eccetera, che dei doppi sensi verbali proprio gode, no? Faccio notare la vicinanza, no, paranomastica tra us come somaro e us, A-R-S-E, culo. Il sogno, ripeto, è un gioiello, un trionfo di tessitura dove i fili più disparati si combinano poi in un disegno unitario. Allora, vediamo quattro gruppi di personaggi muoversi con le loro differenti azioni sul palcoscenico. Teseo e Ippolita, la cui corte costituisce il setting dell'intreccio principale e il cui matrimonio offre l'occasione del dramma. Ci sono poi i quattro amanti, giovani amanti che scappano da Atene nel bosco. Nel bosco incontriamo il re e la regina, no, dei fairies, con il loro corteo magico e i loro affanni amorosi. Sempre nel bosco convergono il gruppo di artigiani, di operai, ateniesi, improvvisati comici, che lì si appartano per provare lo spettacolo che intendono mettere in scena per il duca, i quali saranno anche loro vittima dei sortilegi delle creature fatate. L'azione drammatica comporta lo spostamento tra bosco e città. Fuggono nel bosco i giovani amanti e gli operai, vengono a corte gli esseri fatati per benedire il matrimonio. Così le differenti trame, i differenti gruppi di personaggi si
intrecciano, no? Il metodo, la pratica di tessere insieme vari fili che viene da tradizioni narrative e teatrali medievali che trapassano nell'epoca elisabettiana, rischia il caos, ci sono dei momenti, no? Ma in realtà poi è magnifica la sicurezza con cui Shakespeare manovra i suoi burattini. A corte finisce l'azione, elegante, cerimoniosa, la corte è il luogo di pompa e di trionfo e si offre come spettacolo della vita nobile. Teseo è raffigurato come un principe saggio, un duca ragionevole, non particolarmente immaginativo, anzi leggermente scettico, no? In realtà è insomma, un gentiluomo elisabettiano, no? Chiaramente, no? Che ha letto Montaigne, insomma, si capisce, ma forte, sensibile, generoso. Così, oltre che la tradizione, lo vuole Shakespeare, perché sia chiaro che pur nell'allegria della festa, la corte è un mondo stabile, dove prevale il logos della ragione, con il suo ordine. Il blank verse che vi risuona nel timbro differenzia proprio lo spazio di una forma di esistenza cerimoniosa, armoniosa e contrasta con la retorica più ansiosa e insieme più convenzionale, più meccanica degli amanti presi in avventure romantiche dal riverbero un po' ripetitivo, simmetrico, no? Diversa la prosa comica degli operai ateniesi. È ancora diversa la lingua dell'interludio, una parodia del vocabolario poetico dove la cattiva poesia distrugge ogni illusione drammatica. Se la commedia si apre sulle nozze annunciate di Teseo e Ippolita, subito con Ermia e il padre Egeo entra in scena il conflitto. Egeo vuole imporre alla figlia Ermia Demetrio, mentre lei ama Lisandro. Egeo accusa Lisandro, l'hai stregata. Subito, e non siamo ancora nel bosco, l'amore evoca il trucco, il sortilegio, la malia e soprattutto trasporta con sé l'amore, il dissidio, il conflitto. Se c'è guerra qualcuno dovrà mettere pace, decidere ed ecco la parola della ragione e del potere. Teseo interviene, parla, impone a Ermia il feroce comando o sposi Demetrio o ti fai suora o muori. In altri termini, Ermia deve obbedire, cioè uccidere il desiderio, questa è la legge, no? Ermia non è disposta a farlo e fugge. Dietro le corrono Elena e Demetrio. È la prima volta che Shakespeare usa questo artificio di trasferire i personaggi dalla città nella foresta, contrastando lo spazio politico civile delle regole allo spazio sregolato, diciamo così, della natura. Tornerà a usarlo in As You Like It, in The Winter's Tale, in The Tempest, ma lo scopre qui. No, questo lo adopera qui, no, per la prima volta. Nell'altro spazio della foresta, insieme alle regole e ai divieti, si sospende ogni verosimiglianza. Entriamo letteralmente nella notte, nella magia. Qui avvengono le mutazioni degli amanti, grazie al succo che Puck versa negli occhi. Non si può certo accusare di incostanza gli amanti, perché in realtà sono vittime di un trucco, ma l'azione va interpretata in senso allegorico. Nella sua essenza l'amore è un incantamento, è una danza, un movimento dell'amore che Shakespeare sta descrivendo, non una passione individuale, tant'è vero che non riusciamo a distinguere un amante dall'altro. Al cuore dell'incantamento c'è il mondo fairy, no? Trattengo il nome in inglese fairies perché è fuorviante parlare di fate, si tratta appunto di entità soprannaturali, maschi, femmine, ma non importa il sesso, diciamo, non demoniache, non in senso negativo, sostanzialmente benefiche anche se dispettose. Piccole persone le chiamerei con Anna Maria Ortese, che di creature fatate se ne intende. Nel termine fairies rientrano appunto le fate, i coboldi, gli elfi, gli gnomi, tutte quelle specie di spiritelli che aprono l'immaginazione alla realtà di un mondo di potenze demoniche minori, un mondo grazie al quale
quale nella commedia si dipana un filo dell'intreccio assolutamente fondamentale che imita, cioè ripete, la trama del primo intreccio, sì che Oberon e Titania fanno specchio con Teseo ed Ippolita, ma anche in questa ripetizione c'è una variazione. Con tutta la loro bellezza e potenza sul mondo magico e il loro magico corteo, Oberon e Titania ricordano le creature fatate dei racconti e delle ballate tardo-medievali, somigliano ai personaggi dei romanzi cavallereschi, che erano diventati molto popolari alla fine del Cinquecento in Inghilterra a corte. Quanto a Puck o Robin, è il diavoletto birichino, lo spirito monello, il brinconcello della superstizione popolare, il cui nome Goodfellow può, più che nome, è un epiteto propiziatorio, perché se ha la facoltà di irritare può anche essere un amicone, no? Un buon tempone, no? Se trattato a modo. Anche qui, vedete, Shakespeare confonde il folklore e la letteratura classica, il mito e la favola. Anche qui Shakespeare riprende un motivo che è proprio, o un modo, una maniera che è proprio propria della sua cultura, cioè la vocazione a mescolare, no? Appunto la tradizione classica, letteraria, no? Con le credenze, le superstizioni, la pura fantasia, no? Evocati per celebrare le nozze mitiche, i fairy si trovano di fatto implicati in sviluppi di faccende umane su cui intervengono con slancio e con effettiva partecipazione. Lavorano di notte, ma non sono potenze della notte. Di certo non sono quelle che chiamerà in suo aiuto la stregonesca Lady Macbeth, no? Sono dispettosi, ripeto, ma non maligni. Vengono per benedire, non per maledire. Portano il gioco, lo scherzo, niente più. Fanno danni, ma per ridere. Del resto, che una cosa vada diritta è bene, ma che vada storta, se procura una risata è anche meglio. A volte una risata vale la pena. Ma il sale che insaporisce di gusto popolare la commedia è il gruppo dei plebei ateniesi, no? Questi bifolchi, questi proletari, questi operai, che benché cittadini, per posizione sociale sono in qualche modo più immediatamente intonati al mondo regressivo del folklore ed entrando nella foresta sono subito toccati dalla magia. Vanno a provare in un boschetto proprio lì dove Titania dorme ed ecco che per scherzo, per puro divertimento, Puck appioppa al povero Bottom la testa d'asino. E qui il tema dell'amore cieco viene suonato in un'altra chiave. Bottom, recitato all'epoca da un grande attore shakespeariano, Will Camp, che faceva di solito il Fool, è un personaggio veramente meraviglioso. Nel suo perfetto aplomb non si scompone di fronte alle raffinatezze della corte di Titania, né lo mette a disagio trovarsi oggetto del desiderio erotico della regina dei fairies. E, come dire, si lascia fare, no? Ecco, è qui che si arriva appunto al cuore della commedia, con questo gruppo, diciamo, di proletari, no? E soprattutto con la pièce il cui soggetto, e cioè la storia di Piramo e Tisbe, sembra con gusto e ironia irridere a Romeo e Giulietta, che alcuni pensano come un suo getto o germoglio, altri invece che sia stata scritta prima, e quindi leggono questa trama del sogno come una audace riscrittura farsesca della storia tragica degli amanti veronesi. Cerchio su cerchio siamo giunti al cuore. Il cerchio più ampio, il primo, abbraccia Atene, la corte e il mondo di Teseo, che sembra racchiudere il mondo della foresta, dove a regnare sono Oberon e Titania, ma presto ci accorgiamo che ancora più vasto è il mondo di Oberon e Titania, perché la loro coscienza eccede quella di Teseo.
il quale semmai il loro inconsapevole suddito. In realtà i due mondi non sono affatto spazi contigui, ma cerchi concentrici, e come nella striscia di Möbius si passa dall'uno all'altro per rientrare, appunto dall'uno per rientrare nell'altro, senza soluzione di continuità. Guardando i diversi anelli dal punto di vista dell'inganno, ombra, sogno, magia, che tutti li accomuna, osserveremo che se Teseo e Ippolita non sono vittime dei Fairies, non sono vittime, i Fairies li andranno invece a benedire, sono però oggetto appunto della loro benedizione, e comunque però su di loro agisce la potenza del mondo Fairy. Mentre all'interno del proprio mondo, Titania per prima è giocata dal suo proprio amante e marito, e perfino Oberon e Puck non sono sempre in controllo di tutto quello che accade. E Puck erra e diventa lui stesso spettatore di quello che accade, come lo stesso Oberon. Visto da questo punto di vista, la commedia restituisce l'effetto complessivo di una fuga, di un trompe-l'œil, di una fuga prospettica già manierista. Questo aggettivo lo usa appunto Prats, no? Per commentare come bene si intona, diciamo, Fuseli a questo elemento. E qui entriamo, sto per finire, nell'anello che tutti li contiene, nel cerchio che tutti li stringe, quello teatrale. Per concludere, se magica, se demonica è l'esperienza del sogno, lo è perché è teatrale. Sì, proprio a teatro noi scopriamo la potenza metamorfica dell'immaginazione, del sogno e dell'amore. In altre parole, siamo noi spettatori le vittime della magia dell'ultimo cerchio, quello in cui ci stringe il drammaturgo sovrano, il primo motore che controlla gli eventi del dramma e la nostra stessa reazione ad essi, e ci incanta, ci stordisce, ci inganna e ci illumina, e forse ci inizia ad una altra realtà, come Puck fa con gli amanti della foresta. Quando alla fine Teseo, di fronte all'impaziente Ippolita, difende il teatrino messo su dalla compagnia di scalcinati attori, questo fa Teseo, difende il teatro, la magia del teatro. Guardate, torniamo al discorso di Teseo, no? Lo difende appunto spiegando che l'amante, il folle, vedete, the lunatic, the lover and the poet, no? Sono tre, è interessante il modo appunto in cui lui difende queste figure, no? Dicendo appunto che sono tre alterazioni del cervello, brain usa, tre forme di deformazione della mente o deviazione della ragione. Interessante, no? Perché secoli dopo, uno scienziato a Vienna, a proposito dell'amore e del suo sconfinamento in follia, riformulerà tale concetto dicendo: la situazione dell'innamoramento costituisce la prefigurazione delle psicosi, totem e tabù, e insegnerà a cogliere gli elementi di deviazione che costituiscono l'essenza dell'essere innamorati, nuovi consigli sulla tecnica della psicoanalisi. E sempre secoli dopo, un filologo russo, così sta scritto sulla sua tomba al cimitero di Mount Auburn a Cambridge, Massachusetts, a proposito della poesia arriverà a carpirne la logica parlandone come di un disturbo del linguaggio. Tornando a Teseo, nel suo discorso addirittura alluda a dei trucchi. Tricks. Such tricks have strong imagination, no? A dei trucchi.
trucchi, a delle manipolazioni, no? Che fa l'immaginazione, che attenzione però, questi trucchi dell'immaginazione avvicinano alla joy. Such tricks had strong imagination that if it would but apprehend some joy, it comprehends some bringer of that joy. Difficilissimo tradurre questi versi. E cioè a dire, un parafraso, l'immaginazione appresta trucchi per apprendere la percezione e comprendere that joy. E quella joy non è che la visione di things unknown. Però attenzione, l'inconscio qui non è presentato come sepolto. È qualcosa piuttosto che si infiltra, che affiora. L'inconscio è linguaggio. L'inconscio è strutturato come linguaggio, dirà un grande lettore di Freud. Ippolita commenta: sì, tutto quel che è successo nella notte di mezz'estate e dunque nel sogno è strange and admirable. Strange, parola, aggettivo usatissimo nell'epoca shakespeariana, vuol dire proprio cose insomma, che non si sono viste prima, insomma, no? Alieno, perturbante, meraviglioso, no? Ma nel senso attivo, che produce meraviglia, no? Ammirazione. Rimodulato in chiave minore, il tema è ripreso da Puck nell'epilogo. Questo è bellissimo, questo momento. Allora, Puck si presenta e rivolgendosi direttamente al pubblico chiude il sogno con la risemantizzazione del termine shadow e del termine dream. If we shadows have offended, think but this and all is mended. Allora, se noi ombre abbiamo offeso, cioè non vi siamo piaciuti, insomma, pensate solo questo e tutto si rimedia, no? Lo sto parafrasando, diciamo. That you have but slumbered here, che voi qui non avete altro che sonnecchiato, vi siete come appisolati, no? No? Come in una dimensione di dormiveglia. While these visions did appear, che voi non avete fatto altro che slumber, cioè mentre queste visioni apparivano, no? E queste these visions qui è chiaramente, no, lo spettacolo che hanno appena fatto, no? Lo spettacolo che hanno appena visto, no? And these weak and idle, scusate, IDLE, no? E questo weak and idle theme, no more yielding but a dream. Questo qui il termine interessante è questo yielding, infatti è difficilissimo da tradurre, è sempre mal tradotto. Questa cosa che abbiamo messo su, questa cosa che è la commedia di Shakespeare, no? Intorno a un tema che in fondo weak, cioè un po' vano, un po' forse. Questa cosa però che non è, adesso vi dico cos'è yielding, no more yielding but a dream, questa cosa che questa storia che abbiamo raccontato che forse è un sogno e che yielding vuol dire qualcosa che è intraducibile, no? Cedevole, arrendevole, ma il significato, i significati fluttuano proprio, ma yield si usa per dire cedere la parola, ad esempio. Yield si usa in agricoltura per dire fruttare un buon raccolto, no? The farm yielded good crop of potatoes, vuol dire abbiamo avuto un buon raccolto di patate. Quindi questa commedia, che sarà anche una cosa fragile, no, senza nessuna importanza, eccetera, però
ha fruttato, ha partorito, yield è questo anche, no? Ha generato, no? E se è così, gentles, do not reprehend. Via. Voi che siete così cortesi, non vi arrabbiate con noi, no? Do not reprehend, no? Perché qualcosa è stato generato, no? Qualcosa ha fruttato, no? E adesso si tratta appunto di applaudire, siamo a teatro, o di fischiare, no? A seconda di quello che abbiamo raccolto. Ecco. Allora, un frutto della visione che questa commedia ci offre, un frutto ideale, cioè di pensiero, no? Che Shakespeare ci orienta a cogliere, è senz'altro questo, no? Che la vita è teatro. Life is a walking shadow, no? Dirà Macbeth. All the walls is stage, and all the men and women merely players, no? Dirà Jacques in As You Like It. In altre parole, per concludere, in quanto appartiene a due mondi, l'uomo che sale sul palco del teatro shakespeariano e l'uomo che lo guarda, lo spettatore, sono coinvolti allo stesso modo e trasportati, translated, a riflettere sulla natura dell'esperienza umana. E diciamo così, a rispondere alla domanda amletica, no? What's a man? E accogliere la particolare natura di una creatura in bilico che non sempre sa tessere il nodo tra corpo e anima, il nodo che tra corpo e anima lega, no? Le tre facoltà della fantasia, del pensiero e della memoria, ovvero i tre inward wits, o sensi interiori, assolutamente fondamentali, che ritmano, no? L'organismo umano secondo i tempi verbali del futuro, del presente e del passato. Di nuovo, e qui davvero finisco, così come quest'epoca intensamente teatrale se lo rappresenta, l'uomo è a tutti gli effetti un microcosmo che si ordina nelle sue unità di tempo e di luogo rispetto all'unica azione che conti, quella che riuscirà a comporre in armonia il corpo e l'anima, la mente e il corpo, un'azione incessantemente insidiata dall'immaginazione. Così ci dicono, ma attenzione, il principe Amleto ci insegna un rovesciamento tra i più conturbanti, io credo, quando dice «Reason panders will», è la ragione che fa da ruffiana alla volontà, al desiderio. L'uomo può usare la ragione per giustificare i più maligni desideri e, al contrario, usare l'immaginazione per figurarsi altri mondi. Io nel pensiero mi fingo, no? Dice il poeta. E quel mi fingo non è falsità, è una traslazione, direbbe Bottom. Insomma, non è detto, questa è la massima con cui finisco, non è detto che l'immaginazione sia più pericolosa della ragione. In nome della ragione, quanti scempi sono stati compiuti. Io personalmente mi fido più del poeta, del lunatico e dell'amante. Grazie. Se ci sono delle cose, sono delle domande, sono felice di rispondere. Osservazioni. O collegamenti, sì. Appunto perché
Evidentemente questo testo di Shakespeare è anche... No, dico, è anche una rielaborazione geniale, no? Di alcuni dei temi di cui abbiamo parlato nel corso di quest'anno, il ruolo dell'immaginazione, che infatti è fondamentale sia nella fissazione erotica, sia nella costruzione delle immagini di memoria, sia addirittura appunto in una tradizione neoplatonica che si capisce anche perché è stata abbastanza dimenticata, nel prefigurare l'aldilà, nel costruire l'aldilà, ci sono dei passi incredibili di Ficino, no? Su questo. Diciamo, quindi proprio ascoltandoti pensavo questo, come è bello vedere appunto un grande poeta come Shakespeare, il quale costruisce questa, no, questa opera incredibile e nello stesso tempo, come dire, ridà vita a quelli che erano dei topoi più o meno nascosti del suo tempo. E poi appunto ognuno ha le sue fissazioni. A proposito del Teatro del Mondo, naturalmente mi viene in mente Campanella, che lega la tematica del Teatro del Mondo anche a quella della follia, perché l'idea di Campanella è che noi viviamo in un mondo folle, dove appunto i rapporti saggezza-follia sono rovesciati. E anche per lui, diciamo, quindi per lui questo tema del Teatro del Mondo diventa un tema straordinario anche di critica sociale, un tema utopico, no? Perché noi viviamo in un mondo folle e ci vuole l'immaginazione, perché ci sono dei passi incredibili degli articoli profetales dove dice, a proposito di basso corporeo, noi viviamo talmente immersi nelle feci del mondo presente che non riusciamo neanche a immaginarci un altro mondo. Ecco, quindi insomma, erano solo alcune delle idee che mi venivano in mente ascoltando. La differenza appunto di Shakespeare è che lui ha questa tradizione, dà questa anche leggerezza, no? Questa, però diciamo, a me affascina proprio questo gioco tra alcuni topoi anche molto presenti nella tradizione filosofica, anche se magari non in quella diciamo più ricorrente, e questa capacità appunto, Amleto, il sogno di mezz'estate, no? Di rimetterli in scena, appunto. Quindi grazie, erano solo alcune idee che mi venivano in mente. È anche vero che diciamo è poi il contributo di noi lettori, no? Che arricchisce anche il testo. Voglio dire, io non penso assolutamente che Shakespeare lì stava a casa e poi dice, apriva le Metamorfosi, adesso questa qui la metto, no? Cioè, certe, poi la mente creativa lavora anche così, no? Cioè, certe come dire, semi, no? Semi che arrivano da tante parti, fruttano, no? Per questo insistevo su quello yielding, perché è impossibile tradurre, l'ha tradotto abbastanza bene Patrizia Cavalli, che tra l'altro è una poetessa, però l'ha tradotto per il teatro, quindi anche saltando certe cose, ma giustamente, ecco. Però questa idea che nella, come dire, che i semi si rimpastano, no? E producono ancora un altro frutto, che eccetera eccetera, e sicuramente la tradizione che tu dici c'è, perché lui non è un ignorante, assolutamente no, non è University wit, come si diceva all'epoca, cioè non è stato all'università, però sicuramente lui ha letto, no? ha sentito parlare, ha discusso, no? Con i suoi amici, ha letto in altri lì, eccetera. Per cui lì c'è un patrimonio che circola. Non c'è dubbio, c'è un patrimonio che circola ed è molto bello. Io, ecco, lì c'è veramente l'Europa, non so, no? C'è veramente una capacità di scambio, no? Che produce questa bellezza, diciamo la verità, no? Però insisto, è perché noi è importante.
come sarebbe importante mantenere questo patrimonio, no? Invece che ce lo sottraggono in tutti i modi, no? Perché siamo noi anche che lo leggiamo, no? Voglio dire che se voi date il sogno Una notte e mezz'estate in mano a qualcuno che ha soltanto letto, che ne so, i gialli, oppure non so, i romanzi che vanno al premio Strega, e non ci troverà tutte queste cose, no? Non ci troverà queste cose, ma non ce le trova perché non ce li ha, perché, voglio dire, la lettura è questo, no? La lettura è un dialogo, allora è una finestra, lui mi apre una finestra, ma anche io apro una finestra, no? Cioè, e quindi la lettura è anche yields, no? Genera, dà, no? Porta qualcosa al testo che ha di fronte. Steiner, no? Che noi abbiamo bisogno dei libri, ma anche i libri hanno bisogno di noi per vivere, appunto. Sì, anche questa non è proprio una domanda né un'osservazione, ma tanto un complimento a questa bella lezione. Poi un ringraziamento, perché capita proprio così, che ci si imbatte nei testi. Oggi a noi è successo proprio fisicamente, no? Cioè ci siamo imbattuti in questo che non è stata una pietra d'inciampo, ma al contrario, quando appunto la lettura ti costringe a cambiare strada, cioè tu hai una strada prefissata e l'opera d'arte, quando è autentica opera d'arte, quando è un classico, Shakespeare come i nostri classici, ti costringe a metterti in discussione, quindi a cambiare strada fisicamente, come è successo oggi a noi che stavamo uscendo dalla scuola e ci siamo ritrovati qui, e mi è parso un bellissimo gioco della sorte e una grande opportunità che gli dèi ci hanno concesso. Ma proprio una lezione vivente di metodo di lavoro anche, no? Che cosa vuol dire, per esempio, tradurre un classico? Mi è piaciuto molto tutte le volte in cui tu hai, tra virgolette, esitato. Dico tra virgolette perché i nostri ragazzi spesso pensano ancora, ma io spero di avere in quest'anno, diciamo, cercato di cancellare queste le presunzioni che possa esistere, no? Una parola che traduca un'altra parola, e a volte bisogna veramente essere creativi, fantastici, un po' poeti, no? Come dicevi tu. E poi grazie per questa sottolineatura della fecondità dei classici. I classici sono quelli che, quando te li sei dimenticati, riaffiorano da tutte le parti, ti costringono a ricordarti di loro, no? In qualche modo. Ecco, è successo con Ovidio. Noi quest'anno abbiamo tanto letto Ovidio, ma anche gli altri grandi classici. E la lezione qual è? Che esiste il omnia mutant, no? Che esiste la trasformazione, e noi dobbiamo essere i primi disposti a questa trasformazione. Quindi una lezione così veramente mi pare sia stata di grande, grande stimolo, e davvero ti ringrazio. Poi questa idea anche, della trasformazione come, diciamo, negazione della morte, cioè non esiste tanto la morte, perché anche se il seme muore, diciamo, produce altro, no? Quindi questa messa in discussione dei confini tra la vita e la morte mi pare una lezione interessantissima. Ti ringrazio molto. Ma questo poi dell'errore, dell'inciampo, è fondamentale, no? Sì, è verissimo. E poi la cosa che dice Bloom, no? Harold Bloom, cioè il misunderstanding, che poi genera ancora più altro, no? E poi la dimensione dell'errore, dell'erranza, è davvero... no, è un po' anche quello della lezione che avevi fatto, che ha fatto Corrado Bologna sul Chisciotte, no? Ma cioè, sì, quelli non sono giganti, vero, quelli sono demoniati, ma nell'errore appare qualcosa che indica una strada, no? Che produce della
altra realtà, no? E c'è un livello in cui le cose non sono né vere né false, no? Però il livello, se noi cerchiamo, se ci muoviamo verso una ricerca della verità, parola quanto mai altisonante, non è che sappiamo esattamente, diciamo, appunto, forse l'immaginazione ci aiuta ad arrivare più che l'idea di una verità che 2 più 2 fa 4, insomma, no? Dostoevskij diceva che 2 più 2 può fare 5 e questo è la letteratura a regalarcelo. Anch'io mi associo a questo proprio entusiastico ringraziamento e felicità che ci hai dato, perché sotto questo trovarsi inciampando gli uni negli altri, un colpo di dadi non abolirà mai il caso, diceva qualcuno, però insomma uno viene a vedere la scuola e se la porta dietro viva e non solo nelle strutture. Io insisterei, come già un pochino lei professoressa ha fatto, su questa idea di metamorfosi che mi pare veramente centrale nel tuo ragionamento. Provo anch'io a raccogliere in pochi istanti molte pagine di appunti e di idee che hai generato. Soprattutto questa, direi, i due mondi, corte e foresta, non sono opposti l'uno all'altro, non sono uno l'estraneo dell'altro, l'aperto dell'altro, sono concentrici, anzi sono una striscia di Möbius, hai detto tu, e questa figura di questa faccia unica che continua a trasformarsi e a rinnovarsi, diventando, restando se stessa, ma diventando sempre da un altro punto di vista qualcosa di nuovo, mi pare essere davvero il senso profondo di quello che ci ha raccontato, cioè l'idea di imagination, e abbiamo visto nelle volte passate appunto su Shakespeare e su Ariosto come in realtà l'immaginazione sia qualcosa di preoccupante sempre, ma qualcosa in cui preoccupante perché such tricks have strong imagination, c'è la parola tricks, dove, da cui nasce il trickster, qualcuno che è ombroso, qualcuno che fa inciampare o che inciampa lui stesso. È proprio questa la pietra d'inciampo, mi pare, del tuo ragionamento, cioè che non ci sono mai punti stabiliti e c'è un continuo poter trasformare, un perpetuum mobile, insomma. C'è un bel libro di Michel Jeanneret che studia da Leonardo da Vinci a Montaigne, ma tu ci hai mostrato che può andare molto, molto oltre. E non è soltanto una linea neoplatonica, come sicuramente è in Shakespeare, probabilmente in parte anche in Cervantes, ma è qualcosa che coinvolge la stessa stabilità delle cose. Montaigne diceva non c'è mai nulla di stabile, tutto è un ondeggiare continuo e io descrivo il passaggio, non l'essere. Ecco, mi pare che se è vero, come si diceva la volta scorsa e come suggeriva Starobinsky, che Shakespeare abbia letto Montaigne tradotto in inglese con ogni probabilità da Florio, da John Florio, direi lui che ha letto il saggio sui cannibali, per esempio. Punto. Però ecco, foresta. Direi che questa idea forte tu ce l'hai fatta cogliere in età molto antica, perché a tutti noi verrebbe in mente, magari può essere anche una non tanto retorica domanda, ma tu hai accennato As You Like It e poi anche a The Tempest. Allora ci si domanda, lì forse si perde qualcosa in una radicalizzazione invece di questo? Nella Tempesta forse non tanto, perché alla fine poi Prospero spezza la bacchetta e allora il teatro si manifesta, come qui Pack quando dice abbiamo sognato, abbiamo giocato, portatevi a casa qualcosa di fruttuoso. Per chiudere, altre due piccole così glosse a margine. La prima, che già gli antichi dicevano che la scrittura cresce con i lettori, scriptura cum legentibus crescit, era niente meno che Gregorio Magno, e tu oggi hai dato prova di come in realtà un'opera contiene già una potenza ermeneutica a condizione che arrivi a leggibilità, e questa è l'età in cui diviene leggibile quel barocco, semmai è barocco tutto questo, quello Shakespeare. E la seconda cosa è Dante. Quanto medioevo è Dante? C'è già qua dentro, c'è già, o forse c'è ancora qua dentro. Io pensavo ai miei cavalieri erranti, qualcuno dei dottorandi anche ai suoi cavalieri erranti, e Tristano,
errante, c'è tutta una doppia pagina dedicata al verbo errare, errè. Errer è andare errante e diventare folle nell'errore che si compie. E poi ovviamente al viaggio dantesco, che è un viaggio iniziatico anche lui, in cui non sai mai se sei nella visione o nel sogno o in una realtà rappresentata come tale. E credo che il suo Dante se lo sia letto anche Shakespeare. Non so che ne pensi tu. Penso che ci sia una circolazione, no? Una circolazione, forse attraverso Chaucer, forse. E poi c'è un po' anche, io accennavo prima, ma adesso non potevo dargli troppo spazio, a tutta questa serie di giochi di corte, svaghi di corte, no? Che riattualizzano in modo consistente, no? Tutto un patrimonio, no? Appunto, che è il mondo cortese, cioè, capito? È anche molto vissuto questo patrimonio culturale o letterario. L'altra sera a tavola parlavamo un poco dell'ultimo libro, cioè degli ultimi drammi di Shakespeare di Francis Yates, sì, dove lei dimostra come all'epoca di Giacomo si riprendano i miti di Re Artù e si facciano per mettere in scena una genealogia spirituale di Artù. Sì, 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 questo è vero. Cioè, ecco, è un po'... è diventato un patrimonio, ma come dicevo, molto vivo, molto vitale, no? Perché in fondo poi queste corti avevano anche bisogno di una rappresentazione di sé, no? E di intrattenersi. Un po' come la corte medievale, esatto, che si autorappresentava. E di intrattenersi tra di loro, no? E anche forse a Roma antica, Augusto e gli altri. Lina, non so se è abusivo mettere in mezzo il fatto che Giordano Bruno andò anche lui lì da quelle parti e che tutto sommato l'idea di immaginazione, di ombre delle idee, di teatro del mondo è già lì, e quindi questo Florio e poi tutto ciò che rappresenta il legame tra il Giulio Camillo di Lina Bolzoni, cioè il teatro della memoria, che in realtà è un teatro di metamorfosi interiori in cui avviene esattamente ciò che tu hai descritto oggi. Io ho molto avuto in mente Giulio Camillo, così come Lina ce l'ha raccontato nella sua stupenda edizione, dove appunto tutto avviene nella mente, ed è esattamente la frase shakespeariana quando dice «Love looks not with the eyes but with the mind». E allora l'amore, come la follia, come il teatro, guardano attraverso la mente. E guardare attraverso la mente, l'altra volta io riportavo la frase di Ignazio di Loyola, che è esattamente contemporaneo di Camillo e a mio avviso ha avuto dei punti di contatto con lui, quando dice ver con la vista delle machinazioni, cioè il vedere e l'immaginazione che lo produce, e tutto ciò che avviene nella mente avviene in realtà per cambiare il mondo. Quindi c'è anche questa funzione utopica che tu richiamavi molto bene con Campanella. Il mondo si cambia a condizione che cambi qualcosa dentro di noi, e questo cambiare dentro di noi è fondamentalmente il teatro della mente. Anche molto interessante, per esempio, questa... no, dicevo che una cosa molto interessante anche il ruolo di questi... questa plebe ateniese, questi operai meccanici, no? Che vengono a corte, cioè si incontrano anche tanti mondi, no? E in un certo senso forse anche c'è un senso di ricchezza, perché ancora in questa commedia, in altre commedie, poi diventa più tragico, no? Però che si possono anche comporre classi sociali, cioè non passa dell'attenzione negativa, no? Quando Shakespeare arriva a Coriolano, cioè non c'è possibilità di integrare nel mondo della corte, cioè nel mondo alto, diciamo, no?
un elemento così basso. Qui c'è proprio l'idea che si può armonizzare, raccogliere, e questa è difficile anche lì tradurre quel momento quando Dietzsche fa questa differenza tra apprehend e comprehend, no? Però sottolineerei che l'indicazione è che bisogna trovare una strada che non sia la rimozione, no? Quando Teseo arriva e dice o sposi quello oppure vai, ti fai suora o muori, ecco, è ridicolo, è ridicolo. No, non funziona così, infatti non succede quello, no? Non succede, cioè non... ecco, c'è ancora un gesto mentale che pensa sia possibile accogliere, no? E amalgamare, no? Per questo insistevo tanto sul fatto che c'è una tessitura, no? Poi Bottom fa il tessitore, no? Proprio. C'è una tessitura dove lui riesce ancora a tenere, poi insomma non sempre ce la farà, poi le cose cambiano, anche perché sta cambiando vertiginosamente, no? Il mondo, diciamo. Ma questo è veramente il frutto di una... insomma, questa joy, questa parola, anche questa molto difficile, no? Sì. Ecco, e ripensando un po' alle cose che dicevi tu l'altra volta su quell'immagine che ci avevi dato, no? Delle nuvole, no? Qui c'è molto, torna spesso questa immagine di come fissare l'estremamente mutevole, no? Quindi la configurazione dell'aria, perché le nuvole sono questo, no? Credo, non lo so. Cioè sono condensarsi. Airy nothings. No, airy nothings, esatto. Ecco, diciamo, tutta questa attenzione, insomma, perché insistono tanto? Sono queste visioni, non sono cose vere, sostanziali, no? Che si possono toccare, no? Ma non è che esistono soltanto le cose che si toccano, no? Questo è chiaro, no? E diciamo, come dire, c'è una ricchezza, c'è una ricchezza nella mutevolezza, nel fatto che, no? E si è disposti ad accettarlo, perché non c'è una volontà di ritornare all'ordine, non so. No, dico solo una cosa riguardo a quanto diceva il professor Bologna sui mondi concentrici. Infatti, con maggior ragione confermato dal fatto che si ipotizza anche il doubling, cioè che Ippolito e Teseo siano gli stessi attori. Poi, insomma, su questo si è discusso molto. Però quello, e ricordo che siamo stati a Lucca di recente con alcuni di noi ed erano quattro attori, hanno fatto tutto, un po' qualche taglio, ma... Poi sì, l'esito era discutibile, però era, insomma, questo per dare l'idea di come la trasformazione teatrale, questo cosa può comportare anche sull'interpretazione, no, del testo. E poi un'ultima cosa mi è venuta in mente, ma insomma rapidamente, mi è venuta in mente quando avevamo fatto qualche anno fa con la professoressa Bolzoni un corso su Tasso,
avevo parlato del, ho fatto un seminario su Tasso e i romantici ed era molto, cioè era stato interessante vedere come per esempio nel Tasso di Byron, Byron, come insomma tutti i romantici, prendono a piene mani da queste parole, da queste testi che abbiamo letto attualmente, per descrivere proprio l'attività dell'immaginazione. In quel caso era anche proprio la, la follia della, dell'immaginazione che traviava e portava, insomma, legata al dolore del poeta, al suo amore non ripagato, insoddisfatto e così castrato dalla, dalla società che l'aveva rinchiuso, l'ha rinchiuso in manicomio. Quindi attualmente questo è legato, strettamente legato con quello, con quanto abbiamo detto oggi. Volevo solo aprire, insomma, questa, questa prospettiva dell'apparato di surrealtà. Chiaramente, insomma, mi è venuto in mente quando abbiamo col professor Bologna, no? Quando abbiamo discusso su Baudelaire, ad esempio, sul naturalismo, tutta quella lunga tradizione da Carlyle in poi che riprende questo. E Shakespeare, questo, cioè questo testo in particolare, è sempre la Bibbia per alcuni, per questi autori, sia per la questione dei fairies, cioè immagini locali, sia in generale per la, viene usato dai filosofi, cioè per la Coleridge lo usa per pensare la, la propria teoria dell'immaginazione, no? E anche, anche questo testo, ecco. Certi testi li riscriviamo continuamente, diciamo, no? Li riscriviamo anche, no? Perché insomma, è indimenticabile, no? Il sogno di Peter Brook, la, cioè lui l'ha ritradotto, no? E ne ha fatto un'altra cosa, però è anche un modo per continuare a vivere quella, no? Quel testo, cioè. Che prendono la parola, come spero gli altri dottorandi, vorrei approfittare per lanciare lì un'idea che mi sta nascendo da questa interessantissima discussione. Poiché quest'anno la scelta del tema è stata un minimo condizionata dalle scadenze centenarie di Ariosto, Cervantes e Shakespeare, ma poiché ora il discorso è arrivato, l'abbiamo ben visto, al concetto di immaginazione, di trasformazione del mondo, perché non provare, visto che ci sono parecchi membri del nostro collegio dottorale, a pensare se la parola metamorfosi o trasformazione non possa essere una parola chiave per l'anno prossimo, da declinarsi su vari aspetti, su vari piani, che potrebbero benissimo coinvolgere gli storici dell'arte, gli storici della letteratura, i comparatisti, i filologi, figuriamoci. Insomma, che sia in qualche modo metamorfosi rispetto all'opera, anche rispetto all'interpretazione che un'opera subisce nel tempo, e poi l'idea di metamorfosi come un epicentro intorno a cui ruota, soprattutto tra Medioevo e Barocco, diciamo, ma anche nel moderno, no? In fondo. Così, la lascerei alla meditazione collettiva questa idea. Mi pare che sia un'idea molto manieristico-barocca e molto novecentesca, che consente, insomma, fino a Webern, no? Fino a Anton Webern, dove ci sono metamorfosi anche in musica. Quindi, pensiamoci. Ah, beh, ma io lo sto dicendo anche per provocare leggermente un interesse dei ragazzi, dei suoi ragazzi, per stessa Puliga. E certo, beh, le metamorfosi le ha ben finalizzate un grande poeta. Io ero partita classico. Proprio da quella, da quel riferimento a Prats per dire come, come io non penso che uno studioso dell'arte barocca o dell'arte moderna, eccetera, possa non aver letto il sogno, no? Cioè, ecco, questo tenere separate, cioè Prats non era un, uno che faceva, voleva fondare le letterature comparate, però capisce bene che se leggi il sogno e poi guardi Fuseli, forse capisci qualcosa di più del sogno. Alla parola fuga è nel suo saggio? Certo, è sua? È certo, beh, bellissima, certo. Perché dire che è una fuga musicale, certo, e quindi certo. Ne parliamo un poco domani sera in piazza, anzi siete invitati se ci sarete, a proposito di scienze e arti, una fuga musicale o un'incisione di Escher o una struttura matematica di Gödel sono proprio pensate. È che noi siamo limitati, no? Perché in realtà non possiamo fare tutto, però voglio dire, risentitevi Mendelssohn, cioè, e poi leggete la cosa, cioè, è meraviglioso, veramente meraviglioso, e
cioè io non lo so fare, ma sono sicura che con accanto uno che conosce la web mi aiuterebbe a capire ancora di più, no? Di questo. Quindi in un certo senso non è una, come dire, una prevaricazione indicare che non ci sono confini steccati, no? Cioè, che dovrebbe essere così, un godimento dello spirito, no? Mettere insieme, no? Guardare questo Fuseli e poi rileggere quel passaggio è meraviglioso veramente, no? Tutta quella capacità che lui ha di suggerire pullulare, non lo so come dire. E poi mi ha molto colpito anche quell'immagine di questo film di Max Reinhardt del 35. Guardate che era già un fantasy. Per esempio, avevano già colto questo elemento del fantasy, no? Nel sogno, no?